Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di storia. Noi in questi due video che faremo tratteremo due argomenti molto importanti che saranno il preludio e l'anticipazione dell'ultimo grande argomento di questa terza media, che è appunto la Seconda Guerra Mondiale. Noi nelle lezioni precedenti abbiamo visto il primo dei tre regimi totalitari che nascono in Europa dopo la fine della prima guerra mondiale. In modo particolare, noi siamo partiti dal nostro paese. Se vi ricordate, avevate anche 10 domande da rispondere per casa. Abbiamo fatto Mussolini e il fascismo. Abbiamo visto come in Italia il controllo del partito fascista era totale, sia per quanto riguarda la politica estera che la politica interna, la soppressione di qualsiasi forma di opposizione, non c'era confronto politico, se vi ricordate, perché i partiti di opposizione a Mussolini erano stati eliminati dallo stesso dittatore. Quindi Mussolini in pratica governava l'Italia, non era re, era dittatore, perché il re rimaneva Vittorio Emanuele III. Mussolini però aveva il controllo della politica italiana. La stessa identica cosa, la stessa identica situazione con tempistiche e modalità leggermente differenti, però il concetto rimane lo stesso. Tutto questo sistema di monopolio della politica, questo regime dittatoriale, nasce anche in Russia e poi nella Germania. In questo video noi parleremo della Russia, in modo particolare di cosa succede alla Russia dopo la prima guerra mondiale. Allora, facendo un rapido ripasso di quello che succede prima di vedere l'argomento nuovo, questa mappa che poi voi vi copierete nel quaderno o vi stamperete per i più pigri, riassume in poche parole cosa succede alla Russia dopo il periodo degli zar. Se vi ricordate, sin dall'anno scorso noi abbiamo sempre parlato degli zar della Russia, e la dinastia ultima che governerà la Russia per il 700, l'800 e i primi 20 anni del 900 è la dinastia Romanov. Ma nel 1917, in piena prima guerra mondiale, la Russia è scossa da una serie di rivoluzioni interne contro la famiglia reale degli zar, ed è costretta ad uscire dalla guerra. Infatti scoppierà nel 1917 la rivoluzione russa. Eccolo qui. L'impero russo era una monarchia assoluta, ok? Monarchia assoluta che era combattuta perché non, i socialisti, divisi tra menscevichi e bolscevichi, non volevano l'impero russo, quindi non volevano la monarchia russa. L'impero russo poi era economicamente arretrato, ok? Il malcontento della popolazione esplose a causa della guerra mondiale, perché la popolazione non ne poteva più, era maltrattato, lo abbiamo già trattato. Popolazione che non ne poteva più, era tassata, viveva in condizioni pessime, condizioni proprio arretrate di povertà. Tanto è vero che scoppia la rivoluzione di febbraio 1917 e la Russia diventò una repubblica. Quindi fuoriesce dalla guerra, il regime zarista viene abolito, gli zar vengono assassinati e la Russia diventa una repubblica. Nella rivoluzione poi successiva di ottobre, coloro che avevano buttato via gli zar, no, che avevano eliminato la monarchia assoluta, erano i socialisti, ed erano divisi tra menscevichi e bolscevichi, però i bolscevichi, guidati da Lenin, vincono la battaglia politica attraverso la rivoluzione d'ottobre, e Lenin conquista il potere. E qui poi potete vedere, noi l'abbiamo già visto, cosa significava ottenere il potere per i socialisti di Lenin, che erano i comunisti. Lenin guidò il potere, a capo c'erano i Soviet, okay, queste organizzazioni politiche, paramilitari e sindacali. Impose appunto la dittatura del proletariato, quindi non più la dittatura della borghesia, ma del popolo. Abolì la proprietà privata, firmò la pace di Brest-Litovsk, la pace con cui la Russia esce dalla prima guerra mondiale, e poi sconfisse praticamente i menscevichi, no? Attraverso la guerra civile, Lenin prende il potere e diventa a tutti gli effetti quasi un dittatore.
Cosa succede però dopo la sua morte? Dopo la sua morte, ragazzi, ed è il programma di oggi, nel 1924, alla morte di Lenin, si aprì una nuova lotta per la successione tra Stalin e Trotsky. Stalin era il leader delle armate rosse, quindi dell'esercito comunista, e riesce a vincere praticamente la guerra, tanto è vero che diventò il capo incontrastato dell'Unione Sovietica. Tanto è vero che poi Trotsky, come vi ho scritto qui, fu espulso dallo Stato, fu accusato di tradimento e fu poi assassinato dai sicari di Stalin nel 1940. Cosa vuol dire? Cosa fa Stalin? Ok, però, tanto questa è una frase molto importante. Stalin era convinto che l'URSS avrebbe dovuto affrontare una guerra contro i paesi ostili al comunismo. Quindi, coloro che non concepivano l'idea di essere comunisti erano necessariamente considerati come il nemico. Politica di Stalin. Allora, Stalin attuò un programma di industrializzazione forzata e di sviluppo dell'apparato militare. Quindi, la Russia doveva necessariamente stare al passo con il resto degli stati d'Europa e quindi c'era la necessità di una riforma industriale. Poi emanò i piani quinquennali per l'economia, quindi fu abolita l'iniziativa privata, lo Stato centralizza la vita economica tutta su di sé. Gli operai però furono sottoposti a massacranti ore di lavoro, bassi salari e fu introdotto addirittura il lavoro a cottimo, ragazzi. Lavoro a cottimo vuol dire che si è retribuiti in base alla quantità di prodotto che si realizza e non in base all'orario di lavoro. Verso la metà degli anni 30 l'Unione Sovietica diventò una grande potenza. Ok? URSS sta, ve lo ricordo, per Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, e fu proprio Stalin con le sue armate rosse a estendere, vedete, i domini della Russia alle moderna Bielorussia, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan, tutti questi stati entrarono a far parte dell'Unione Sovietica. Stalin poi impose la collettivizzazione delle terre per garantire la produzione agricola. I contadini furono obbligati a lavorare in aziende agricole, ma i proprietari terrieri, che erano i kulaki, così si chiamavano, non volevano sottostare a questi regimi impositori da parte dello Stato di Stalin e quindi si ribellarono. Stalin non piacque però questa grandissima ribellione da parte dei contadini e dei proprietari terrieri che non facevano ciò che lui aveva progettato per lo Stato e di conseguenza si partì con milioni di requisizioni, deportazioni di massa, e quindi la dittatura di Stalin fu una dittatura violenta, soprattutto per questo. Ora, stalinismo è simile al comunismo e, come vedremo, è simile anche al nazismo. Stalin attuò una dittatura che finì solo nel 1953. Il Partito Comunista giunse a controllare, come il fascismo e poi vedremo anche il nazismo, tutta la vita sociale e politica, le organizzazioni giovanili, culturali, i sindacati, l'economia, l'arte, cultura, la stampa, il pensiero, tutto doveva fungere per il regime stalinista o comunista, tutto insomma doveva risplendere unicamente su questo argomento, quindi non erano tollerate opposizioni. A differenza di Mussolini, Stalin aggiunse anche il culto della propria persona. La propaganda del regime comunista doveva esaltare Stalin come un dittatore, come un governante, qui vi ho scritto, giusto e premuroso, ma in realtà Stalin era un uomo spietato, ragazzi, era un uomo senza scrupoli. Infatti, una delle pagine più dolorose e più tristi della storia russa sono i gulag, questi campi di lavoro forzato sparsi in giro per tutta la Russia, dove gli oppositori al regime venivano letteralmente deportati. I campi sono migliaia, ragazzi, sono il quadruplo dei campi di concentramento, tanto per darvi un'idea. All'interno del regime, però, ovviamente comunista, c'era anche chi se la passava bene, perché ovviamente la classe dirigenziale, la classe dirigente dei comunisti
che porta il nome di nomenclatura, costoro vivevano bene, potevano fare acquisti in negozi speciali, ottenere prodotti migliori, mangiavano bene ed erano al comando dell'amministrazione statale. Quindi il regime comunista ha creato una netta divisione della società tra i contadini e gli oppositori del regime che venivano deportati e finivano nei gulag, in questi campi di sterminio, e una fetta della popolazione che aveva acquisito, grazie al comunismo, dei privilegi e governava il paese. Ora, Stalin come si comporta in politica estera? Abbiamo già visto la cartina, ve la faccio rivedere. Per comodità, la cartina, vedete, racchiude completamente lo stato dell'Unione Sovietica. Stalin è impegnato ad ovest, qui, contro il Giappone, perché nel frattempo, negli anni 30 del Novecento, il Giappone torna alla ribalta e inizia a conquistare la Manciuria, la Corea e la Cina, e Stalin è costretto a dichiarare guerra al Giappone, comunque a calmare il fronte appunto orientale contro il Giappone. Per quanto riguarda invece l'Europa, Stalin nel 1939 firmerà un patto di non aggressione con Adolf Hitler, nel frattempo diventato primo cancelliere e dittatore della Germania. Patto di non aggressione che significava che se fosse scoppiata la guerra, le due potenze non si sarebbero attaccate, ma come vedremo poi nella seconda guerra mondiale, sarà Hitler a infrangere il patto di non aggressione. Questo perché ha sempre reputato i comunisti una razza inferiore al pari degli ebrei. E quindi il patto di non aggressione serviva esclusivamente alla Germania per fare i propri interessi personali, per dichiarare guerra al resto d'Europa, conquistare la Francia e annettere tutta la zona dei Balcani e la Polonia. Quindi, forte di aver sistemato l'Europa, poi si sarebbe concentrata sul colosso comunista. Questo era lo scopo principale della Germania. Per quanto invece riguarda, ragazzi, la politica interna, ve la ripeto, il regime comunista di Stalin è un regime che, eccolo qui, un regime comunista che fa appunto la stessa cosa che ha fatto il fascismo: il monopolio della gestione della vita politica è in mano ai comunisti, vengono soppresse tutte le opposizioni, non c'è la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di pensiero, tutto quanto passa sotto la censura comunista e gli oppositori finiscono appunto nei campi di sterminio e appunto nei campi di lavori forzati che in Russia prendono il nome di Gulag. Mi raccomando, lo schema va ricopiato sul quaderno, potete semplicemente scrivere gli stessi titoli o se andate meglio lo potete anche stampare, sarebbe il caso comunque di ricopiarlo perché la memoria visiva attraverso la scrittura rafforza lo studio. E lo schema io ve lo metto sia in Nuvola che in Drive accanto anche alle cartine. Ho trovato anche dei documentari carini che durano una decina di minuti, quindi vi mando il link anche di quelli. Il prossimo video invece parlerà di Adolf Hitler. Ciao ragazzi.